mare. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro. Sono Alessandro Mazzotta, sono ricercatore e docente al Collegio di Architettura. Do il benvenuto ad Alessandro Massarenti, innanzitutto, che è il nostro ospite. Grazie. Saluto tutto il corpo studentesco presente, il corpo docente. Per prima cosa, ovviamente, a nome di tutti, ringrazio ancora Alessandro per aver accolto questo invito. Sono sicuramente occasioni interessanti di crescita, ma l'accogliere non è così scontato, quindi a nome di tutti, grazie. E anticipo anche ringraziamento al gruppo di dottorandi che sta strutturando in maniera ottimale, devo dire anche originale, questa serie di conferenze, perché appunto il lavoro è assolutamente prezioso e encomiabile. E anche a Valeria, ovviamente, che ha Valeria Federica, è questo luogo di supervisor. Dunque, comincio con introdurre Alessandro. Alessandro in realtà conosce la nostra realtà perché anni fa è proprio entrato strutturato al Politecnico e quindi ha condiviso con alcuni di noi alcune esperienze. Oggi è professore associato a Ferrara, Dipartimento di Architettura appunto dell'Università di Ferrara, dove svolge attività appunto di ricerca e di didattica sui temi della progettazione architettonica. Il suo settore disciplinare è l'ICAR 14, quindi composizione architettonica dell'architettura. Molte attività di ricerca, tra l'altro responsabile di laboratori come ArcDesk, che è un laboratorio di, diciamo, servizi integrati sul tema città, paesaggio, ambiente, che è anche di, diciamo, un laboratorio di supporto, di servizi di supporto alla decisionalità degli enti pubblici. Ricopre ruoli di responsabilità di coordinamento in master di secondo livello ed è componente di collegio di dottorato che ha un carattere internazionale. L'atto ricerca e i suoi interessi sono molto riferiti al tema della rigenerazione urbana, del recupero appunto industriale, dell'intervento sul costruito e tutto quello che riguarda appunto un po' i sistemi, diciamo, spaziali anche ampi, quindi a scala anche territoriale. Nella didattica ovviamente esprime questi interessi secondo un principio che appunto è quello di legare molto didattica e ricerca. A livello professionale, con il suo studio Massarenti Architettura, ha lavorato anche da questo punto di vista su diciamo questioni che spaziano dall'open space design, alla rigenerazione urbana, all'intervento, integrazione sul costruito, fino appunto a diciamo segni legati alle valenze ambientali, all'accessibilità, eccetera. Adesso non vado oltre questa anagrafica, che però è utile per dare, diciamo, un'idea degli interessi molto variegati. Volevo solo, in questi 5 minuti che mi sono concessi, introdurre invece 3 spunti concettuali che in qualche modo hanno a che fare col tema che Alessandro ha proposto e che forse possono essere utili per darvi un po' di coordinate di riferimento appunto a livello di cornice generale. Dicevo, tutti e 3 hanno a che fare col tema delle reti. La prima che vi propongo è diciamo il riflettere su quello che è diciamo sul termine che rappresenta il tradurre rete in spazio fisico, che vuol dire infrastruttura. A Torino noi abbiamo una scuola di architettura che ha riflettuto molto su questo rapporto fra spazio e infrastruttura, proprio legandolo in maniera molto stretta. Molti di noi sono cresciuti alla scuola che ci ha un po' insegnato a concepire l'architettura come cosiddetta infrastruttura morfologica, quindi molto lontano come concetto dal vedere lo spazio, l'architettura come un segno iconico, come un segno isolato, ma sempre interpretarlo come, diciamo, non solo elemento nodo della rete, ma proprio come parte, come segmento della rete. Quindi ovviamente l'esperienza di Emaro Isola in primis, che col suo intuito ha tradotto un po' in didattica e ricerca quello che con Roberto Gabetti ovviamente affrontava in alcuni progetti, e ovviamente il più noto da questo punto di vista è Residenziale di Ivrea, che è di fatto più con l'architettura, è un luogo, è proprio un'infrastruttura morfologica, no?
E quindi per tutti noi questo aspetto in qualche modo è stato fondativo. Quindi il tema mi sembra assolutamente pertinente, no? Rispetto proprio alla nostra identità. Il secondo riguarda il rapporto di Alessandro con questo concetto di infrastruttura morfologica. Noi abbiamo condiviso anni fa, e per me è stata una delle esperienze che ancora ricordo come le più formative e le più interessanti, un workshop nell'ambito del master appunto legato all'archeologia industriale che all'epoca appunto Alessandro coordinava anche qua come rappresentante diciamo interfacoltà e che riguardava diciamo, il comparto di Biella, no? Tutte le fabbriche ottocentesche legate al tessile, oggi patrimonio UNESCO. Ecco, in quel caso Alessandro è stato tra i primi a proporre proprio l'approccio al patrimonio legato non a una logica puntuale di singolo edificio micro, monumentale o comunque legato a una qualità, specifica del segno in sé, ma proprio a proporre una lettura infrastrutturale, per cui, si era partiti da un'analisi appunto insediativa fino ad arrivare poi a considerare ovviamente questo insieme di fabbriche, e quel caso ovviamente lo consente in maniera più forse ancora identitaria, come un sistema di elementi e non solo come sommatoria dei singoli. Il terzo invece è ultimo, e poi mi taccio, riguarda un progetto specifico che Alessandro ci farà vedere durante la sua presentazione, che appunto è il Parco del Mare, che avete visto anche in questo video, un bel video di introduzione. Già nel concetto di parco c'è insito, come dire, un'accezione, c'è insita un'accezione più infrastrutturale, no? Più anche ecosistemica rispetto al tema lungomare. Però volevo segnalare che in quel progetto io trovo molto interessante, al di là delle valenze che Alessandro sottolineerà molto meglio di me, un'altra accezione del concetto di morfologia e architettura che oggi è molto di attualità, purtroppo ancora non praticata molto in Italia, ma all'estero assolutamente rintracciabile, che è quella di inserire i segni legati alle infrastrutture ambientali, quindi energia e acqua in primis, poi ovviamente tutto il resto, nella logica degli spazi di fruizione, quindi facendoli diventare degli elementi che in qualche modo non vengono nascosti e mimetizzati, ma che fanno parte, anzi vengono evidenziati come possibile supporto, nodo appunto di rete della fruibilità. Quindi mi riferisco in quel caso a quel, viene definito, mi pare, in certi diciamo, video come il gigante buono, cioè questo diciamo belvedere che è legato sicuramente alla fruizione pedonale, no? Del Parco del Mare, ma che in realtà nasconde nel suo ventre questo impianto di depurazione delle acque, che tra l'altro è uno dei più importanti e più diciamo innovativi in Italia come appunto elemento impiantistico. Ecco, dicevo nasconde, ovviamente impropriamente mi sono contraddetto io, in realtà quello è un modo proprio di per certi versi evidenziarlo e renderlo assolutamente elemento architettonico che dialoga col rapporto fra tecnica e forma. Però mi taccio anche perché so che un gruppo di studenti ti ha studiato molto da vicino Alessandro, quindi rispetto anche ai testi e ai tuoi progetti, quindi sicuramente avrà poi dei quesiti rispetto ai temi che introdurrai. E ti ringrazio ancora. Grazie a voi dell'invito. Sono io che spero di non deludere tutta questa aspettativa che c'è sul mio lavoro, ma insomma vi ringrazio adesso penso che si veda lo schermo adesso. Sì, molto Si bene. vede? Ok. Ecco, io ho cercato di diciamo, organizzare questa presentazione toccando alcune delle questioni che negli anni, a partire proprio dall'esperienza torinese, mi hanno in qualche modo impegnato in un rapporto tra diciamo, sistemi insediativi e infrastrutture e reti, che per certi versi sta diventando in qualche modo un filo conduttore di molte esperienze che ho condotto sia a livello universitario, quindi tra didattica e ricerca, sia nell'ambito delle attività che conduciamo nello studio. Questa immagine con cui apro questa presentazione in realtà sembra insomma, una rappresentazione quasi memore dell'action painting pollocchiano, no? In realtà è un territorio produttivo letto attraverso dei sistemi GIS, che mette in evidenza come le reti e in particolare gli intrecci di reti costituiscono una sorta di arabesco, cioè una sorta di diciamo palinsesto all'interno del quale vi è la necessità di definire modalità di lettura, di rappresentazione, di comprensione dei fenomeni che guidino e che mettano in relazione le possibilità anche di poi ritrovare degli scenari di trasformazione e di rigenerazione. La
l'architettura industriale, il paesaggio industriale è di fatto il campo di osservazione dal quale è possibile rilevare come sia strategico, assolutamente necessario pensare ai beni culturali, alle presenze storiche nel territorio, solo attraverso questo campo allargato di visione che ci consente di mettere in relazione diversi tipi di reti. Nessun edificio industriale nasce isolato, è quasi paradossale pensarlo, ma in realtà è così. Generazioni di studiosi ci hanno insegnato, ci hanno fatto leggere questa realtà. È una realtà con cui la città si confronta continuamente. Questa è la città di Padova che vediamo sullo sfondo, la città industriale che è quella che vediamo sulla destra, con la sua grana così spessa, così grossa, è quasi comparabile in termini dimensionali con la città consolidata, anzi la supera in termini di dimensione rispetto al centro storico. E questa, diciamo, modalità di lettura trasmigra nel considerare appunto le architetture industriali, gli edifici industriali attraverso le reti che le innervano, trasmigra proprio anche in altri paesaggi, in paesaggi nei quali, come questo dei cotonifici nella Valle del Nocello vicino a Pordenone, non si può considerare, ad esempio, cosa che abbiamo fatto nel corso di alcuni studi con alcuni studenti che sono laureati sul tema. Non si può non considerare il tema diciamo, dell'allagamento, delle inondazioni, di questo paesaggio fluviale, se non considerando anche tutte le tracce, le relazioni che questi cotonifici avevano lasciato nell'area attraverso sistemi di regimazione, di collegamento, relazioni energetiche con questi stessi insediamenti. Questa, diciamo, capacità di lettura, questa capacità di interrogazione deve attraversare le diverse scale, sia in questo caso mettendo in evidenza come, ad esempio, questi tre tipi di cotonifici, diversi cotonifici lungo il Noncello, avessero diverse relazioni proprio col paesaggio vallivo, attraverso le reti energetiche e infrastrutturali che le servivano, sia attraverso la possibilità di individuare dimensionalmente e dal punto di vista figurativo, quelli che sono i caratteri proprio dispositivi delle parti costituenti gli impianti. Queste esperienze didattiche, molte esperienze didattiche condotte dopo il mio periodo torinese, a partire da quel periodo di insegnamento al Politecnico di Torino per alcune tesi di laurea e poi sviluppate quando ho iniziato a insegnare a Ferrara, le modalità di rappresentazione sono diventate fondamentali proprio per leggere di questi sistemi in maniera sinottica, come vedete, per fasi, le diverse modalità di relazione di queste architetture con i cicli produttivi e quindi con le reti sia energetiche che idrografiche, sia infrastrutturali, ma anche con potenzialità ambientali che questi impianti architettonici avevano. Ecco, alcuni sistemi possono essere considerati come dei sistemi che poi hanno relazioni molto intense con i sistemi ambientali. Il caso padovano che avevamo all'inizio è molto importante, molto interessante. In questa immagine che vediamo centrale, vediamo come diciamo, la città storica, quella che vediamo in azzurro, è a stretta vicinanza con questo cuneo del primo insediamento industriale. Ma lo stesso primo insediamento industriale che vediamo sulla destra è relazionato a tutto un sistema ecologico, dato per esempio da tutto il canale del Piovego che collega Padova a Venezia e che vedete qui rappresentato in un sistema di reti in basso a destra che a livello microurbano, a livello di un settore della città di Padova, della zona industriale di Padova, può in qualche modo mettere in relazione questo territorio con altri. Ci sono state esperienze, ad esempio, qui le cito velocemente, di altre scuole di architettura che hanno lavorato su questo tema. La stessa Harvard School of Design ha sviluppato una ricerca su quest'area e ha definito tutta una serie di indicatori, di modalità con le quali sia la grana, la dimensione del tessuto industriale, sia diciamo, i residui ambientali che in qualche modo sono ancora esistenti ai margini dell'area, potevano diventare, sempre, anche considerando tutta la zona immediatamente ad ovest dell'area industriale, il Parco Roncaiette, un possibile motore di sviluppo della città. Attraverso una metodologia che è molto interessante, che se vogliamo non ha niente di trascendentale, ma che secondo me indica alcune possibili strade di intervento, l'individuazione di alcune costanti,
che sono definite dalla dislocazione nell'area di alcuni elementi, sia infrastrutturali che dal punto di vista della, cioè finalizzati alla depurazione delle acque, sia alla tutela di edifici esistenti e il potenziamento di alcune reti infrastrutturali, e che poi davano luogo a tre scenari alternativi in cui le variabili diventavano gli elementi di confronto e di valutazione delle opportunità. Questi davano luogo poi a delle visualizzazioni di maggiore chiarimento delle possibili destinazioni che questi tre scenari potevano avere, e di fatto poi conducevano a una valutazione comparativa di tipo qualitativo legata ad alcuni indicatori che poi venivano messi anche in relazione ovviamente con i diversi stakeholders in gioco, in questo caso non solo l'Università, la Harvard School of Design, ma ovviamente anche la zona industriale di Padova, la ZIP, che è un ente autonomo che ha costruito questa parte di città. Bolzano è un altro caso interessante, non molto lontano da quello che vedevamo prima, dove peraltro il metodo è stato assolutamente diverso, nel senso che qui Metrogramma, in collaborazione con il Comune di Bolzano, ha messo in campo tutta una serie di morfologie di tipo sperimentale legate proprio a quelle che sono state poi definite appunto da Metrogramma stesso superinfrastrutture, cioè grandi edifici ibridi in cui diciamo le morfologie insediative di tipo produttivo venivano ibridate con sistemi parcheggio, aree di tipo direzionale, con diciamo tre morfologie guida, appunto l'elemento puntuale a torre, l'elemento lineare, l'elemento a piastra. E vi sono di fatto nella considerazione di questi sistemi, io credo, almeno quattro diciamo caratteri che emergono in maniera molto rilevante. Uno di questi che io metto per primo è quello della multitemporalità, cioè della possibilità e della necessità di individuare attraverso diciamo il processo progettuale delle fasi di innesco e delle fasi di diciamo sviluppo, e anche delle possibili variazioni rispetto agli scenari individuati. Una delle esperienze che mi sono capitate più interessanti di ragionamento su questi temi è stata, ad esempio, una ricerca dottorale di cui autore è Alberto Verde, un bravissimo ricercatore che, con questa tesi di dottorato che io ho seguito come supervisor al dottorato di Ferrara, ha conseguito il premio NATTA, che è uno dei premi più importanti, insomma, sulla ricerca dottorale e la ricerca scientifica in Emilia-Romagna a livello nazionale, e che si è occupato proprio di reti del petrolio, quindi reti energetiche. Queste reti energetiche sono state, in questo caso, sondate secondo le tre categorie principali nei quali si articolano queste reti. L'upstream, cioè le aree di estrazione, che sono spesso delle aree diciamo collocate in contesti paesaggistici diversi. Il midstream, cioè la rete di distribuzione, che è spesso una rete invisibile, sono reti invisibili, spesso reti anche molto diciamo in qualche modo poco note dal punto di vista della loro geografia, e il downstream, che sono invece le aree di raffinazione e di trasformazione dei prodotti e anche di stoccaggio e distribuzione, quindi con relazioni veramente stringenti all'idrografia, con l'idrografia e con le infrastrutture legate anche ad aree metropolitane di particolare rilevanza. Ecco, tra le diverse cose che abbiamo osservato in questa ricerca è che queste reti, qui vediamo due casi nell'ambito territoriale di sviluppo della ricerca che diciamo aveva come campo di azione l'Adrion, cioè tutta la parte adriatico-ionica del territorio mediterraneo, tutta la parte italiana, sud Italia, centro Italia, nord Italia, tutto il versante balcanico. Quindi un caso albanese sulla destra, e un caso siciliano notissimo che è il triangolo Ragusa-Gela-Augusta. Ecco, in questo territorio si vede, come in altri, come queste reti del midstream intersecano molto spesso aree ambientali protette proprio per, da una parte,
diciamo, la relazione intrinseca esistente tra questi due sistemi. Dall'altra anche causata spesso dal fatto che questi midstream sono dei canali, diciamo, inidificabili proprio per motivi di sicurezza legati alla presenza di queste reti. Ecco, il lavoro che è stato fatto in questo caso è stato quello di individuare dei possibili cicli produttivi, diciamo, ricorsivi, nei quali tecnologie di carbon capture, cioè di stoccaggio della CO2 prodotte dalle aree di downstream in corso di dismissione, quindi aree di raffinerie in corso di dismissione, potessero diventare l'alimento per tecnologie di fito o biodepurazione in siti industriali. Quindi in qualche modo, e con una diciamo accentuazione, con un focus particolare nell'area diciamo emiliano romagnola veneta lombarda, quindi nel triangolo che vedete in questa immagine tra l'area portuale e l'area di downstream di Mantova, il polo di Ravenna, Marghera e la centrale Enel di Polesine e Camerini sul delta del Po. In questo territorio è stato spero che si veda interamente l'immagine, è stato individuato una possibile strategia articolata per scenari temporali diversi, su cui adesso non mi dilungo perché sarebbe troppo lungo, in cui alcune fasi prevedevano, ad esempio, la fitobiodepurazione e poi successivamente la coltivazione di microalghe all'interno di aree, come si vedeva nell'immagine precedente, a terra, e anche invece attraverso dei fotobioreattori che diventavano quindi delle possibili anche modalità proprio di insediamento e di trasformazione di questi contesti che sono stati poi proprio in questi anni, questa tesi si è sviluppata dal 2017 al 2019, 2016-18, sono stati oggetto poi di progetti come Future attraverso Enel, che hanno previsto anche scenari alternativi a questo. Ad esempio, nella centrale di Polesine Camerini sono state definite alcune modalità per fasi multitemporali di innesco delle attività di stoccaggio della CO2, di trasformazione, definendo poi nel dettaglio, con la posizione dei fotobioreattori, delle possibili interazioni tra diversi tipi di utilizzo di queste aree, che potessero innescare sia attività educative, cioè attività inclusive con il coinvolgimento di facoltà di agraria del territorio veneto-lombardo, veneto-emiliano-romagnolo, attività legate al wellness, alla cosmetica e chiaramente anche a attività legate al trasporto pubblico con combustibili di origine biologica. E poi lavorando nel dettaglio attraverso tutta una serie di possibili alternative legate proprio a diversi interventi di maggiore o minore impatto. Un altro aspetto che è altrettanto importante, ma forse di gerarchia minore rispetto alla multitemporalità, è quello di avere a che fare in questi processi di trasformazione con soggetti di natura molto diversa, attraverso processi partecipativi che in qualche modo danno la possibilità di interrogare questi scenari, utilizzare questi scenari per interrogare questi luoghi attraverso il contributo di diversi soggetti, che sono soggetti anche legati alla effettiva poi modalità di utilizzo di queste aree. Una delle aree in cui abbiamo, tra le altre, sperimentato queste esperienze è l'area dell'Alceste a Ferrara, un'area che è collocata in questo punto che sto indicando, proprio nell'ambito della zona di addizione industriale di Ferrara, che si origina dal piano del 36 di una grande città industriale che nasce sulle radici degli insediamenti degli zuccherifici della prima industria ferrarese e che si colloca all'interno di una ex distilleria che fino al 2016-2017 è stata oggetto di una serie di politiche di trasformazione che si sono originate
da un piano, da un programma comunitario nel 2012, che poi hanno visto una serie di esperienze che a diverso titolo ci hanno coinvolto attraverso un workshop che abbiamo organizzato con il laboratorio di sintesi finale, il laboratorio di laurea sull'area, attraverso la metodologia degli scenari comparativi, valutati poi dagli stessi studenti attraverso criteri di analisi multicriteriale e che hanno coinvolto gli studenti del Master del Patrimonio Industriale all'interno di questo workshop e che poi sono evoluti partendo dall'esperienza di Retina, che era appunto un progetto nel programma Southeast Europe per il recupero delle aree industriali, attraverso un processo partecipativo che poi è sfociato in un'esperienza di partecipazione, di progettazione partecipata guidata da Case City, che è stata pubblicata e ha ricevuto il premio INU proprio appunto un anno e mezzo fa, mi pare, perché noi siamo stati coinvolti dalla società che in qualche modo aveva in gestione l'area industriale come gruppo di ricerca, e abbiamo partecipato a questo processo partecipativo che è documentato in questo libro che si chiama Innescare la rigenerazione. Quindi abbiamo avuto in qualche modo l'opportunità di poterci confrontare con i diversi soggetti partendo da un'attività didattica che quindi coinvolgeva sia a livello, diciamo, di corso curriculare, quindi a livello di laboratorio di laurea, sia il master di primo e di secondo livello sul patrimonio industriale, e poi diversi stakeholders, dal comune alla provincia di Ferrara, attraverso la regia di questo progetto partecipato. Una terza questione, certamente non, diciamo, non di meno rilievo, ma forse più evidente, è il fatto che lavorare, facendo interagire questi tipi di reti ecologiche, energetiche, ambientali attorno al concetto di palinsesto nei territori di trasformazione, soprattutto in quelli, nei paesaggi più fragili, richiede una grande attenzione e un grande dialogo interdisciplinare, cosa che abbiamo sperimentato ad esempio in molte esperienze, ma in una particolare questa per un'ex area dismessa oggi utilizzata da un'azienda multiservizi della città di Rovigo, in cui si era determinato questo primo impianto industriale che era diciamo una officina del gas sostanzialmente, con il quale alla fine dell'Ottocento, nei primi del Novecento si distribuiva l'illuminazione pubblica nella città, e che diventa l'occasione di definire uno studio di fattibilità per la rigenerazione dell'area, all'interno della quale abbiamo poi definito una possibile anche modalità di rivitalizzazione dell'area circostante, un'area, diciamo, di accesso alla città da nord, vicino alla stazione ferroviaria, a grandi insediamenti istituzionali come la sede della regione e della provincia, e che poteva essere in qualche modo rigenerata anche attraverso una rete, una micro rete energetica. Lo studio di fattibilità in questo caso è stato richiesto dalla committenza di questa ricerca perché diciamo, la necessità era quella di definire il valore di trasformazione dell'area, un'area che manteneva ancora al suo interno alcuni, diciamo, alcune tracce dell'insediamento industriale preesistente, e che proprio per il fatto che lo studio di fattibilità per definizione si costruisce attraverso il confronto, diciamo, attraverso diversi strumenti di indagine di scenari alternativi, ha appunto articolato due possibili scenari di trasformazione, uno borgo e l'altro community, con il quale abbiamo sperimentato attraverso il lavoro di alcuni borsisti di ricerca e di altri collaboratori le possibili interazioni tra modalità insediative, in questo caso di un insediamento residenziale con servizi di quartiere e attività di co-housing, co-working, e di un parcheggio interrato di due livelli sotto questo sistema, che in questo caso è molto, diciamo, disarticolato in una serie di elementi morfologici che mettono in evidenza sia le parti, diciamo, pubbliche che quelle semipubbliche, e che in alternativa invece lavora nell'ambito dello scenario community attraverso dei cluster, cioè delle corti che consentono di definire un rapporto diverso con i manufatti e le parti dell'insediamento che intendevamo mantenere, che ritenevamo necessario in qualche modo far vivere all'interno di questo sistema. Ecco, questa ricerca, ad esempio, andando più in dettaglio, ha
necessariamente dovuto definire attraverso anche un apporto di diciamo, competenze disciplinari legate alla valutazione dei progetti e alla valutazione economica dei progetti, alcune possibili modelli di utenza che non erano in qualche modo immediatamente rilevabili nell'area e che sono state poi oggetto di una serie di valutazioni progettuali. Questo lavoro è stato pubblicato all'interno di una collana, adesso non c'è il tempo di andarla a vedere, comunque è rintracciabile all'interno di questo link, che è il link del nostro centro di ricerca, è una collana che abbiamo diciamo, prodotto con il nostro marchio editoriale, è stato il primo volume, si chiama Ricerche, Studi e Progetti, questa collana, e che ha visto la collaborazione, come vedete, di sia diciamo, ricercatori che si occupano di prestazioni energetiche, di valutazione economica di progetti, di progetto urbano e chiaramente anche di valutazione di aspetti normativi legati alla, alla rigenerazione urbana. Ecco, l'ultimo aspetto è un aspetto di tipo multiscalare, transcalare se vogliamo, e che, come giustamente ha ricordato Alessandro, è stata una delle prime esperienze nelle quali abbiamo, proprio a Torino, al Politecnico, sviluppato un diverso modo di diciamo, intendere il rapporto con le testimonianze dell'archeologia industriale. Il caso Biellese è un caso stranoto, interessantissimo, veramente di grande suggestione, di grande interesse. Con Alessandro abbiamo allora prodotto un libro di cui siamo due curatori e che racconta un po' questa esperienza a partire proprio da una sensibilità che diciamo, si matura verso l'area del Cervo e quindi verso questa zona della città che forse era meno considerata quasi una sorta di margine esterno alla città, a partire proprio dal piano di Carlo Berutto che per la prima volta vede in quest'area dei possibili diciamo attestamenti di servizi pubblici per la città. Il master plan che abbiamo sviluppato con gli studenti del master, quindi erano 60, una cinquantina di studenti del primo master, dal primo ciclo del master sulla valorizzazione e la conservazione del patrimonio industriale, lavorava proprio su un, diciamo, un concetto di approccio multiscalare a questo diciamo, territorio, paesaggio industriale caratterizzato dalla presenza e dall'intreccio assolutamente fortissimo con la presenza del Cervo, del torrente Cervo, individuando quattro nodi principali, quello legato a nord con l'attestamento di parcheggi e di infrastrutture che potessero in qualche modo accedere, far accedere la città di Biella da nord o collegarsi verso Europa attraverso una serie di trasformazioni di edifici dell'architettura industriale finalizzati proprio alla relazione con le infrastrutture, al nodo dell'isola della Maddalena che è un nodo strategico, una città che avevamo indagato proprio attraverso una, in questo caso uno dei concetti che abbiamo utilizzato nel nell'ambito del master e di questa esperienza del seminario, cioè quella di utilizzare gli edifici esistenti e le aree di pertinenza come dei veri e propri spazi urbani correlati ai sistemi di accesso al parco fluviale. E tutta la parte legata all'insediamento della Fondazione Pistoletto, della Fondazione Sella, nella quale gli studenti poi del Master avevano sviluppato alcune diciamo, infrastrutture più leggere per poter collegare la collina ad est con la parte più alta della città, fino ad arrivare a tutto il nodo delle cardature riveti, delle pettinature riveti, che all'epoca erano in qualche modo mostravano una spettacolare, straordinaria ricchezza dal punto di vista non tanto solo dell'edificio quanto dell'insieme edificio-paesaggio industriale. Questa esperienza, questa occasione è stata il modo attraverso il quale abbiamo potuto inserirci in un percorso diciamo istituzionale, programmatico, che ha investito questa parte della città dall'88, dal primo piano regolatore fino al programma integrato per lo sviluppo locale con cui la città di Biella si è in quel momento presentata, candidata a trasformare una parte di città. Ecco, una breve, diciamo, un breve accenno a quelli che sono alcuni concetti che in qualche modo sostengono questo mio ragionamento, almeno intendo sostengono questo mio ragionamento. Il fatto che i paesaggi industriali siano diciamo, un campo veramente straordinario per evidenziare questa relazione tra reti,
paesaggi e modalità di trasformazione, trova supporto nel fatto che anche i paesaggi culturali, nella loro accezione, diciamo, evolutiva, a partire da Karl Sauer fino ad oggi, abbiano messo in evidenza proprio come il concetto di sistema sia fondamentalmente uno dei modi attraverso il quale è possibile guardare a questi territori. Quindi non sistema solo come insieme di elementi, ma anche come principio organizzatore, cioè come capacità di, a partire da Saussure fino ad Atlan e ad altri autori, diventi una sorta di modalità di comprensione del reale che ci consenta di anche progettare la trasformazione. Una tradizione, se vogliamo, straordinaria in cui generazioni di studiosi hanno lavorato, a partire da Freddy Drugman, passando per altri esponenti della cultura architettonica torinese. Io ho lavorato molti anni con Chiara Ronchetta e con lei abbiamo sviluppato molte esperienze attorno a questi temi, esperienze che si collegano ovviamente a studi che travalicano l'esperienza italiana e che, a partire da Aidan Bridge fino al Museo della Scienza e della Tecnica di Catalogna, guardano verso un concetto di paesaggio, paesaggio fisico, ma anche paesaggio culturale, più estesamente inteso, in cui le reti sono parte fondamentale di questo processo di comprensione, in cui le comunità locali attraversano, attraverso questa comprensione, un vero e proprio processo identitario, se vogliamo, in cui gli insediamenti non solo industriali, ma anche gli insediamenti culturali, gli insediamenti legati diciamo alla storia di un territorio, mettono in evidenza, in un processo di autorispecchiamento, quelle che sono le relazioni col concetto di identità geografica e quindi di costruzione di modelli di sviluppo locale attraverso i quali i territori si possono trasformare. E questo, se vogliamo, poi ha altri rivoli nei quali si potrebbe, diciamo, identificare una possibile parentela anche con le geografie dei beni culturali, con le geografie di matrice francese e poi di matrice più specificamente italiana. Ecco, questi paesaggi culturali possono a volte rincorrere le tracce di palinsesti che poi diventano palinsesti, che poi in qualche modo fanno riferimento a tracce nel territorio, come i paleoalvei, che a loro volta non solo individuano degli antichi fiumi, delle tracce di antichi fiumi, poi, e quindi come i fiumi si sono trasformati, ma anche evidenziano le relazioni con reti ambientali e anche con reti infrastrutturali di particolare rilievo. Ad esempio, qui la cito veramente in maniera molto, molto rapida, un'esperienza che abbiamo concluso proprio 2 anni fa, finanziata dal Ministero dei Beni Culturali, all'interno del primo bando sui MUST, i sistemi museali. Abbiamo vinto uno dei bandi come Tecnehub, come centro di ricerca tecnopolo della regione Emilia-Romagna sui beni culturali, di cui faccio parte ormai dal 2010, e che vede raggruppati diversi gruppi di ricerca appartenenti a diversi dipartimenti dell'Ateneo Ferrarese, sul tema diciamo della valorizzazione di una serie di diciamo insediamenti archeologici, scavi archeologici legati ai musei archeologici lungo il tracciato dell'Eridano, che era l'antico fiume che diciamo collegava l'attuale corso del fiume vicino a Bondeno al mare, e che raccoglie tutta una serie di testimonianze dalla preistoria fino all'alto medioevo, quindi da lo scavi di Pilastri ad ovest fino a Pomposa. E questo, diciamo, questa ricerca noi l'abbiamo svolta attraverso degli strumenti che ci consentivano, ad esempio con metodiche legate all'Open Web GIS, di poter definire le interazioni tra reti archeologiche, reti di beni culturali e reti ambientali, o anche in certi casi con le reti veramente infrastrutturali, quelle legate alla slow mobility, legate a un turismo diffuso, una possibilità di poter collegarsi in qualche modo anche a questi beni in una maniera meno diciamo convenzionale. Questa diciamo
questo intreccio di reti, quindi vediamo sempre in un altro disegno, in un'altra cartografia prodotta sempre in questa ricerca dottorale sui paesaggi del petrolio, questa rappresentazione stratificata, complessa del territorio, quindi va vista non in quanto fine a se stessa, ma in quanto veramente vero e proprio strumento conoscitivo per mettere in campo degli strumenti di trasformazione che possono in qualche modo anche definire degli scenari. Un altro elemento, certamente presente nei paesaggi culturali, sono i paesaggi e le infrastrutture, quindi la possibilità di costruire dei veri e propri paesaggi attraverso le infrastrutture. Qui vediamo ad esempio un caso molto lontano da qui che mi è capitato di studiare in una ricerca del Consorzio Universitario Italia Argentina, finanziata dal CUIA, dal Consorzio Universitario Italia Argentina, a Colonia Carogia, un centro a 50 km a nord di Cordova, in cui abbiamo in qualche modo messo in evidenza, insieme ad altri studiosi dell'Università di Cordova, elementi che mettono in chiaro, in luce, come il paesaggio possa essere veramente costruito dalle infrastrutture. Alla fine dell'Ottocento, coloni italiani, molti di origine friulana e veneta, hanno definito una rete di manzane e di macromanzane che in qualche modo costruiscono una griglia ortogonale attraverso la quale la regimazione delle acque, la costruzione delle infrastrutture e dell'insediamento modifica radicalmente questa parte di territorio. E poi altre esperienze, qui vado veloce perché anche qui Alessandro Mazzotta ha partecipato con me insieme ad altri a una ricerca proprio su le reti energetiche all'interno di un territorio molto stratificato come quella della griglia del Campo San Pierese, della griglia della Centuriazio a nord-est di Padova, ad est di Padova, che unisce Padova a Venezia, nella quale in qualche modo vi è una sorta di ibridazione tra queste reti energetiche, un progetto per appunto il CNR, il Ministero dell'Ambiente, che avevamo sviluppato con un gruppo di ricerca guidato da Aimaro Isola e altri docenti del Dipartimento, dove questo, diciamo, sovrapposizione, ibridazione di layer diversi diventava uno degli elementi di maggiore impegno e anche di maggiore complessità del progetto stesso. Vi sono poi, e qui vado verso la conclusione, alcune soglie nel territorio nelle quali questi sistemi di reti rivelano a volte delle particolari accentuazioni. I sistemi di valle sono certamente soglie di punti livello, se vogliamo. L'esperienza della Val di Susa, condotta come prima esperienza a Torino come ricercatore nel 99-2001, è stata veramente fondamentale per la mia formazione su queste tematiche, guidata da Aimaro Isola, e noi giovani ricercatori eravamo, diciamo, la squadra di attacco di un gruppo di lavoro che era formato da una dozzina di università in tutta Italia, e il mio gruppo, che appunto era guidato da Antonio De Rossi e da me, ha lavorato proprio sulla Val di Susa e su tematiche che mettevano in evidenza proprio questa relazione con infrastrutture territoriali che hanno profondamente trasformato l'area. Un altro luogo di soglia, se vogliamo semplificando, molto rilevante, che caratterizza fortemente anche i territori in cui, diciamo, da diversi anni lavoro, sono i fiumi, soprattutto i sistemi fluviali complessi come quello del Po. Questo è il tracciato del Po da Mantova al mare. Di questo territorio, in particolare di una sezione di questo territorio, dalla provincia di Mantova fino al Parco del Delta del Po, ci siamo occupati come studio dal 2006 al 2010, lavorando su un sistema di reti che in qualche modo hanno il loro fulcro nelle reti di slow mobility, che sono quelle che vedete in queste immagini, ma che si intersecano poi con altri sistemi come quelli degli attracchi portuali, fluviali, connotanti ognuno di questi centri urbani che si affaccia con i propri centri storici sul fiume, le aree, diciamo, per servizi sportivi e ricreativi, e le aree fluviali, le aree legate a parchi fluviali,
che vengono analizzati in questo progetto attraverso una diciamo analisi cartografica su base CTR e ortofotocarta che mette in evidenza, questo per esempio è Occhio Bello e Santa Maria Maddalena, il centro più importante a nord di Ferrara, che mette in evidenza appunto delle relazioni molto forti tra queste aree golenali, veri e propri paesaggi in movimento, citando Gilles Clément, paesaggi proprio che morfologicamente cambiano nel tempo la propria forma e la propria posizione e che si relazionano a questo sistema. Un progetto che è stato realizzato con fondi europei, con fondi Porfeser nel 2008-2010 come primo straccio, quindi è un percorso di circa 100 km in sommità arginale, collegato in alcuni centri con sistemi diciamo di scambio di intermodali, macchina, auto, bicicletta, con aree sportive, con aree golenali o anche legate alla funzione turistica all'aperto. E un terzo, diciamo, luogo di soglia, dopo i sistemi vallivi e i sistemi fluviali, è certamente, diciamo, quello caratterizzato dai waterfront. Molte esperienze sono state fatte, partecipato a livello universitario a questa, che forse è quella più importante negli ultimi anni, che è dedicata alla città dell'Avana. Abbiamo, diciamo, lavorato su questo tema, sapendo che chiaramente c'era una generazione di studiosi che se ne sono occupati. È stato veramente avvincente occuparsene. L'occasione è stata quella di aver vinto un progetto di rilevante interesse di Ateneo, finanziato dall'Ateneo di Ferrara, che ha coinvolto diversi, diciamo, diversi esperti, tra cui sottoscritto, studenti, dottorandi e diciamo, diversi collaboratori al gruppo di ricerca, e che ci ha consentito di definire rispetto a questo tema come comprendere, ecco, forse toccare con mano, come l'Avana sia un caso veramente straordinario per essere in qualche modo un laboratorio nel quale diversi concetti di trasformazione, di diciamo, pianificazione della città di modello europeo sono stati ibridati poi in una realtà completamente diversa, dai piani di Forestier degli anni 20 fino diciamo, all'esperienza dell'Officina dell'Historiador per la Bana Veja, che è, diciamo, la parte patrimonio UNESCO, passando per i progetti di CERT che appunto a partire dai principi SIEM propone una riqualificazione, una rigenerazione della città ante litteram attraverso anche delle isole artificiali dove adesso è collocato il Malecone. Questa esperienza è stata veicolata attraverso diciamo un workshop che abbiamo svolto appunto durante il biennio di ricerca e che si è diciamo avuto come obiettivo, si è focalizzato attorno a un'area diciamo di studio che intendeva applicare i concetti dell'historic urban landscape sul Vedado e in particolare su quattro aree del Vedado, il Malecón, quindi tutto il sistema della strada degli americani, del grande waterfront urbano che collega Vedado con Habana Vieja, col Central Vedado, il Central Vedado, il Fanghito, che è un'area diciamo di insediamento spontaneo, e tutta la parte del Rio Almendares, che in qualche modo costituisce il bordo di separazione con una parte poi di estensione metropolitana verso ovest. Sul Malecón, con gli studenti del Walsh, abbiamo lavorato soprattutto diciamo mettendo a sistema una serie di presenze da piscine diciamo in qualche modo non organizzate lungo come serbatoi d'acqua, lungo diciamo di estensione di possibili fenomeni di esondazione lungo il percorso, a aree diciamo non utilizzate o utilizzate per attività sportive, per ricollocare tutta una serie di diciamo di spazi che potessero in qualche modo ridurre le possibilità di risalita del mare e potessero in qualche modo anche rigenerare dal punto di vista ambientale, dal punto di vista insediativo l'area attraverso una serie di
diciamo di indicatori che sono in qualche modo qui riassunti, che poi sono stati oggetto di una serie di esperienze e di tesi di laurea e che poi, ve lo segnalo così al volo, sono confluite in un lavoro che in qualche modo riassume poi il contributo sia di sociologi e antropologi che con noi erano nel gruppo di lavoro, sia di diciamo esperti di diritto internazionale per quanto riguarda diciamo l'uso e il coinvolgimento di aree legate a diciamo livelli pubblici diversi o livelli privati diversi di utilizzo, sia legati alla scienza della formazione, sia legati al progetto urbano e al progetto architettonico, e sono confluiti in questa pubblicazione a cura mia e di Romeo Farinella e Giuseppe Scandura, che hanno condiviso con me il lavoro, che è stata pubblicata da Altralinea. L'esperienza del Parco del Mare è un'esperienza che brevemente vi racconto, ma diciamo non sarebbe bastato forse un'ora neanche a raccontarla tutta da sola, però è parte di questo percorso in qualche modo. È un concorso che abbiamo vinto nel 2017 come studio, insieme formando un raggruppamento di studi che ha come capogruppo Miraglia e Stagliabue, uno studio di Barcellona che conoscerete tutti. Noi siamo, diciamo, parte di questo gruppo insieme ad altri due studi, Abacus, professor Marcello Mamoli e Made, che è uno studio di paesaggisti. Ognuno di noi porta un contributo diverso, però poi tutti abbiamo lavorato su questo progetto in maniera, diciamo, intensa in questi 3 anni. L'obiettivo di questo progetto era quello di definire un master plan legato a un'area, quella del, diciamo, di Rimini Sud, quella che vi sto indicando, che diciamo è il vero e proprio cuore del turismo balneare della città. L'obiettivo di questo progetto richiesto dal bando era quello di definire delle linee guida del Parco del Mare, quindi seguire diciamo la definizione di questo progetto e poi monitorare la sua realizzazione attraverso una serie di interventi che poi si sono svolti anche, se vogliamo, parallelamente alla realizzazione del master plan. Diciamo, un contesto urbano già profondamente tracciato dal punto di vista delle trasformazioni in atto da parte del comune negli scorsi anni. Questo, per esempio, è la rete infrastrutturale sulle quali noi abbiamo lavorato all'inizio, che è una rete della viabilità ciclabile e dell'interazione di questa viabilità ciclabile con il TRC, che è Trasporto Rapido Costiero, che è un sistema di mobilità su ferro legato alla stazione ferroviaria di Rimini, con la quale il Comune di Rimini aveva già impostato un'orditura, diciamo, infrastrutturale assolutamente rilevante, su cui non potevamo non ragionare, insieme a tutta una serie di infrastrutture, per cui quelle ricordate da Alessandro Mazzotto all'inizio, che erano legate proprio alla depurazione delle acque e alla una, diciamo, riqualificazione dell'intera rete, diciamo, di smaltimento delle acque reflue e di depurazione delle stesse prima del convogliamento a mare. Ecco, quello che abbiamo fatto, almeno, diciamo, nello sviluppo del progetto, poi vi farò vedere anche alcune immagini del progetto, è quello di, diciamo, mettere a punto un sistema, un metodo per poter anche definire il programma, perché un programma di fatto del parco non c'era, cioè noi dovevamo anche in qualche modo, a partire dal piano strategico della città di Rimini, definire, sviluppato negli anni precedenti al nostro incarico, definire anche delle modalità con le quali nel dettaglio andare a ipotizzare delle possibili modalità insediative. Quindi siamo partiti da un'analisi di quello che c'era, ovviamente, nell'area non solo a ridosso del waterfront, ma anche per tutti gli isolati, anche al di là del TRC, definire quello che erano i vincoli, definire quelle che erano diverse tipologie di aree che sono state poi il problema più diciamo rilevante da gestire, cioè le aree private contigue, quelle degli alberghi per intenderci, che sono, diciamo, uno degli stakeholder evidentemente, come potete immaginare, più importanti, di maggiore rilievo, le aree in fregio pubbliche, quelle che vedete in azzurro, spero, le aree lungomare, che sono quelle, diciamo, in rosso, e le aree dell'arenile in fascia A e B. Questa, diciamo, profondità cambia moltissimo nel corso di questi 6 chilometri, è molto variabile. Noi partivamo da un'analisi che il piano strategico aveva fatto, l'abbiamo approfondita, abbiamo definito tutta una serie di aspetti legati, diciamo, a questa dislocazione di diversi elementi, partendo dalla considerazione che uno degli obiettivi del nostro master plan, su indicazione della committenza, doveva essere quello di coinvolgere sia le aree in fregio, sia le aree di lungomare all'interno di una nuova entità. Quindi,
facendo, diciamo, cancellando la strada di lungomare, andando a definire un nuovo sistema. E l'abbiamo fatto attraverso la definizione di alcune categorie di utenti, diciamo che dai piani dal piano strategico, dai piani precedenti, dal colloquio con i diversi stakeholders, da una serie di incontri, di forum fatti col comune e con i diversi portatori di interesse, abbiamo definito come, diciamo, queste quattro categorie, quindi non solamente turisti ovviamente, ma anche cittadini, perché è un'infrastruttura, quella del Parco del Mare, che abbiamo ritenuto fin da subito rilevante non solo per gli outsider, ma soprattutto anche per gli insider. E abbiamo poi scandito ognuno di questi 9 settori del parco, del waterfront, del futuro parco, attraverso una serie di indicatori che andassero a definire delle, diciamo, delle diverse aree, quindi l'arenile, le parti in qualche modo in fregio e le parti invece legate alle aree private, quali fossero di queste categorie, cultura, sport, benessere, turismo, impresa e mobilità, quelle già interessate, come vedete in questa matrice a sinistra, da una serie di insediamenti di carattere privato, pubblico o privato ad uso pubblico. Questo ci ha consentito di, adesso vado velocemente, definire oltre alle categorie cultura, sport, benessere, servizi, mobilità, anche diciamo, impresa come una delle possibili diciamo, categorie d'uso da insediare, e per ognuna di queste poi abbiamo definito una serie di, diciamo, aspetti specifici, dal cinema all'aperto, al teatro all'aperto, alle sale prove musicali al coperto, tutta una serie di cose che, ad esempio, nella categoria cultura potessero in qualche modo definire alcune possibili, diciamo, modalità insediative, anche dimensionando o predimensionando questa loro presenza. Poi abbiamo messo a confronto lo scenario per ogni tratto. Questo è il tratto 1, per intenderci, siamo nell'area del Grand Hotel Piazza Fellini, e tutto il primo tratto a nord di questo sistema lineare di 6 chilometri. Qui abbiamo cercato di popolare, come vedete, le quattro fasce attraverso nuove diciamo, funzioni che potevano essere insediabili, perché, come dicevo, uno dei compiti del nostro gruppo di lavoro era per mandato proprio quello di individuare le funzioni insediabili nel parco, quindi progettare il programma, usando una parola a me molto cara, e anche definire poi le linee di sviluppo insediativo di questa parte del territorio. E poi enucleando quelli che erano i nuovi interventi, andandoli anche a individuare, andando a definire, adesso qui non, l'immagine non ci consente di andare di focalizzare, di andare a definire proprio il campo edificatorio, quelle che poi dovevano essere le, diciamo, superfici da utilizzare in relazione a quelle che erano fasi già innescate dal piano strategico e che quindi avevano già richiesto con una manifestazione di interesse a tutti gli operatori balneari, agli alberghi, a, diciamo, i privati e altri enti, di poter chiedere prima, diciamo, del nostro incarico e con lo sviluppo anche lungo il nostro, durante il nostro incarico, chiedere loro quali erano le loro richieste di insediamento nell'area. Questo ha definito tutta una serie di, diciamo, polarità, ad esempio nelle piazze di affaccio su questo lungomare, individuare una serie di eventi, di attività, di insediamenti, di edifici, di aree a vocazione culturale, quella invece di avere diciamo, degli interventi legati al benessere, al wellness più diffusi. Qui diciamo, abbiamo lavorato in collaborazione con il comune, con altre aziende come Tecnogym, che hanno, diciamo, sviluppato per il comune di Rimini tutta una serie anche di attrezzature che costituiscono un po' il carattere del parco di livello sperimentale, che sono state in parte anche definite, tutta una serie di, diciamo, di servizi legati al cittadino, dalle biblioteche di quartiere, a ludoteche, eccetera, che possono essere sviluppate lungo il parco, e una relazione con un nuovo sistema di accesso al parco che si fondi su questa rete della TRC che indicavo prima, su delle stazioni che sono già realizzate, su dei punti di interscambio con il percorso di mobility, e con una viabilità interna al parco prevalentemente diciamo ciclopedonale, con degli innesti diciamo per accessi ai parcheggi interrati. Ecco, vi faccio vedere velocemente una serie di immagini del progetto, giusto per farvi così
così intendere qual è anche un po' la complessità poi del progetto che abbiamo sviluppato con il nostro gruppo di progettazione nelle diverse fasi. Ovviamente adesso questo mostra solo una delle fasi iniziali, ci sono dei concept che hanno lavorato proprio su alcune questioni legate sia alla storia della città, sia alle diverse icone rappresentative della città, dei motori, Effendini, alla storia della Riviera Romagnola, sulla iconografia che il parco ha sviluppato, che la Riviera Romagnola, in particolare la Riviera Riminese, ha sviluppato, andando a definire una serie di elementi cardine del progetto che mettono insieme sia diciamo ragionamenti rispetto allo spazio pubblico, sia anche concetti diciamo di definizione paesistica del parco, che passano attraverso l'idea di un sistema appunto che si sviluppa lungo 6 chilometri in queste aree, che però si fonda sulla presenza diciamo di un filtro tra l'area dell'arenile con dei punti di aggancio, tutta una parte diciamo di deck pavimentato in legno, che è la parte che è stata finora realizzata, è stata realizzata solo una fascia, il primo tratto e l'ottavo tratto di questa parte in deck, di questi 9 tratti del parco, una parte invece più dura dove attraverso il concetto di aggregazione diciamo a branco di queste sardine, che sono una specie di diciamo di elementi allungati che siano aiuole o elementi di diciamo veri e propri edificati, sia bacini d'acqua, vanno in qualche modo a popolare questa parte diciamo pavimentale, che in qualche modo è il racconto iconografico e cromatico di tutto il parco. Ecco, scorro velocemente queste parti, e che si fonda chiaramente anche a livello di sezione ambientale su alcune attenzioni legate alle quote altimetriche, alla necessità di comunque difendere la parte del parco diciamo dall'aggressione marina, che è un'aggressione importante, che è stata definita anche dal piano ambientale appunto in questi anni, quasi in parallelo con lo sviluppo del master plan del Parco del Mare, e che si definisce attraverso la presenza che abbiamo veramente con tutte le forze inteso inserire nel progetto, di una pineta che ritorni ad abitare il lungomare riminese attraverso una serie di diciamo accorgimenti ambientali che abbiamo progettato, che abbiamo definito anche dal punto di vista proprio morfologico. Ecco, qui vediamo un tratto del sistema dove vedete tutta la parte degli alberghi, i percorsi ciclabili, la parte ciclopedonale della pavimentazione dura con i padiglioni per le diverse attività che abbiamo individuato a livello programmatico, tutta la parte del deck che attraverso diciamo questa ibridazione morfologica, se vogliamo, connette la parte diciamo pavimentale del lungomare con la parte invece a pontile che poi va verso i bagni, verso la parte dell'arenile e le zone A e B. Qui vediamo altre immagini. Poi i diversi tratti sono connotati, sono stati fatti diversi studi attraverso modelli nello studio di Barcellona che abbiamo condiviso insieme. Adesso alcuni parti sono parti che stiamo ancora sviluppando, per esempio qui nella piazza Fellini, vicino al Grand Hotel, stiamo sviluppando insieme al comune un progetto per un parcheggio interrato per circa 400 posti auto, perché tutto il piano si fonda sulla necessità di andare a interrare o a testare i parcheggi al di fuori del parco o immediatamente a ridosso, sia quelli diciamo carrabili, quelli automobilistici, ovviamente anche quelli ciclabili e le aree di parcheggio ciclabile o legati a diversi motoveicoli, insomma, e che definisce poi tutta una serie di elementi che, come dicevo, sono sia la presenza di edifici, sia la presenza del deck, sia la presenza della parte pavimentale dura, che diciamo è stata oggetto, e sia della parte diciamo vegetale, che ha un ruolo significativo, fondamentale all'interno del progetto. E qui vediamo alcune altre viste. Qui è l'altro tratto, il tratto a sud, a ridosso con le grandi colonie ancora esistenti nel territorio di Rimini, colonie appunto del ventennio, e che sono diciamo al confine col territorio di Riccione. Anche qui vediamo tutte le aree funzionali che derivano da quella diciamo modalità, da quella metodologia matrice che vi ho fatto vedere prima, le parti legate al deck, quelle legate alla pavimentazione dura a mosaico e quella delle aree vegetate.
E poi c'è stato tutto un lavoro che è andato molto al di là del lavoro legato al master plan, di definizione dei temi identitari che abbiamo discusso a lungo col comune, che si è praticamente chiuso poco tempo fa, e che definisce per tutta questa estensione una serie di temi identitari che poi caratterizzano anche la ricerca che abbiamo svolto col gruppo di progettazione sui materiali e sulle tecniche di composizione delle pavimentazioni, con diciamo un lavoro veramente straordinario che ha sviluppato in particolare lo studio MBT, che ha visto la nostra collaborazione e che diciamo si è poi in qualche modo focalizzato attraverso alcuni campi prova, alcune diciamo relazioni con esperienze precedenti e che fanno riferimento a una serie di cromatismi che poi questa è una delle prime prove, non è quella, diciamo, che stiamo adesso realizzando, e che si basa proprio su questa, diciamo, tradizione della pavimentazione esagonale, a comporre delle trame cromatiche di particolare rilievo e che poi gioca, con, diciamo, questa ossatura infrastrutturale a cui facevo riferimento. Chiaramente il parco è fatto anche di edifici. Sono padiglioni aggregati diversamente per attività legate a quelle funzioni, a quelle quattro categorie d'uso principali, oltre alla mobilità a cui facevo riferimento prima, che definiscono tutta una serie di ambiti di possibile configurazione del parco, i cui sviluppi, diciamo, a partire da questo master plan, sono in corso di definizione attraverso progettazioni successive, coordinate dal Comune di Rimini. Ecco, io mi fermerei qui perché vedo che ho sforato un pochino rispetto al tempo, 5 minuti, ho dovuto correre un pochino, però ci tenevo, insomma, a concludere con il lavoro di Rimini, facendo vedere quello che diciamo sono le relazioni con queste esperienze che, come vedete, provengono da diversi ambiti, particolarmente ambiti legati a quella che vorrei chiamare ricerca applicata, cioè la ricerca applicata di un architetto che insegna all'università e che però diciamo poi attraverso il progetto sviluppa alcune esperienze conoscitive che come si è visto, insomma, mi hanno coinvolto in questi anni su queste tematiche. Grazie. Grazie moltissimo Alessandro, davvero degli spunti importanti. Tra l'altro, mi pare assolutamente come scala, come approccio, molto in linea a quello che si richiede ai nostri studenti, ai laurei magistrali e anche non distante, mi pare, da alcuni temi di ricerca dei dottorandi. Il tutto, adesso lascio subito la parola agli studenti, il tutto mi sembra che si riassuma bene citando questo discorso dell'ecosistema, quindi ambientale, culturale e dei due ecosistemi messi insieme, compreso poi ovviamente quello sociale. Volevo solo segnalare sul parco di Rimini agli studenti anche l'attenzione che ci deve essere in questi interventi, poi Alessandro magari potrà essere contattato a darvi anche dei dettagli, in relazione al tipo di contesto ambientale. Voi pensate, a parte la transizione tra mare, fascia dunale, città, spazio soglia tra gli edifici urbani, quindi la salinità, l'umidità, quindi pensate anche alla difficoltà di fare delle scelte che in qualche modo permettono poi nel tempo la manutenzione. Poi questo caso è molto pragmatico proprio come sapete, di un tema che per noi è fondativo in Italia, cioè questo sprawl costiero che spesso è fatto di baracconi, di sequenze, di parcheggi improbabili, che effettivamente è un grave problema. Quindi guardate anche gli esempi progettuali come casi sui quali riflettere in generale. Su questo tema, peraltro, c'è stato anche un approfondimento negli anni Ottanta di Ambaz, che è pubblicato sulla monografia Architettura Naturale, che aveva avuto un approccio, diciamo, d'insieme che non si discostava da questo in termini di strategia di sistema, ma che però era molto più banale perché era un grande blob verde che certamente voleva sollevare delle questioni a livello così di concetto, ma che poi rispetto al progetto di Alessandro e del suo gruppo ovviamente era meno concretizzabile. Grazie, quindi lascio la parola agli studenti e alle loro domande. Buongiorno. 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 Diciamo innanzitutto che sostanzialmente i dubbi che avevamo, le domande che facciamo, abbiamo trovato risposta nella sua esaustiva. Quindi è più avere un confronto diretto proprio con lei. E abbiamo provato a suddividere le domande cercando una parola chiave. E la prima domanda che le vorremmo fare riguarda appunto il tema generale della conferenza, che sono appunto le reti.
Nella pubblicazione Paesaggi industriali e reti, sostanzialmente nel terzo capitolo lei parla di paesaggio e delle tipologie di reti, di come esse, diciamo, si approcciano alla realtà circostante, come queste sono, come dire, dei protagonisti che sanno parlare di un linguaggio proprio. Quindi, in base a ciò che anche ha detto in modo esaustivo nella conferenza, vorrei chiederle qual è la tipologia di approccio, o meglio, qual è il criterio di scelta che ci si deve porre nel caso in cui siano compresenti più tipologie di reti, ovvero quale potrà o dovrà essere la matrice principale che determinerà il palinsesto di una trasformazione del paesaggio. Grazie per la risposta. Sì, è una domanda molto difficile, nel senso che io vorrei darti una risposta, ma in realtà dipende molto dal caso che tu scegli, che tu devi affrontare. Ovvero, provo a spiegarmi meglio, se concepiamo, come io ho proposto, come seguendo diversi autori, ovviamente non c'è stato il tempo in quest'ora di dare, se non attraverso le slide, alcuni riferimenti bibliografici, anzi, mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda, perché dopo faccio vedere la fine, diciamo, della esposizione, dove ci sono anche alcuni riferimenti bibliografici con cui ho costruito questo percorso. E magari quelli cerco sicuramente di farò avere Alessandro Mazzotta, e quindi anche attraverso gli organizzatori a voi. Se consideriamo le reti non come dei sistemi indipendenti, ma dei sistemi che organizzano la relazione, no? Tra le parti, di volta in volta, in ogni caso che affrontiamo, alcune di queste reti magari possono diventare prevalenti e più importanti rispetto ad altre. L'importante, come diceva Corbos in questo famoso testo che è Il territorio come palinsesto dell'83, che forse ho scorso le immagini un po' velocemente, ma era citato in una delle slide, questo processo di riconoscimento e anche di trasformazione sia sempre consapevole. Lui scrive: ciascun territorio è unico, per cui è necessario riciclare, lui usa proprio questo termine, tradotto dal francese all'italiano, riciclare, grattare una volta di più, ma possibilmente con la massima cura, il vecchio testo che gli uomini hanno iscritto su un insostituibile materiale del suolo, per deporvene uno nuovo. Quindi l'atto di trasformazione e di, in qualche modo, selezione delle parti o delle reti o delle maglie territoriali che richiedono una modifica, deve essere un atto consapevole e profondamente inscritto nella conoscenza dei luoghi. Per cui non c'è una risposta univoca alla tua domanda, che è una domanda molto interessante, perché è chiaro che le reti che io, diciamo, ho toccato in questa mia presentazione, in quella pubblicazione, sono, diciamo, quelle che in qualche modo mostrano particolari diciamo, possibilità di conformazione, di lettura delle configurazioni di trasformazione del territorio. Facciamo un esempio. Le infrastrutture, lo vedevamo quando parlavo di sistemi vallivi, no? Ho fatto riferimento a questa ricerca prodotta nel 99-2001 con un gruppo di ricerca torinese, eravamo noi capogruppo, e si chiamava modelli insediativi infrastrutture. Cioè l'infrastruttura lontana l'infrastruttura intesa come autostrade, strade, lontana da, diciamo, dei principi di ingegneria dei trasporti che disegna l'infrastruttura senza relazione col territorio, incide profondamente invece sul territorio. A volte vi sono delle relazioni quasi cicliche, no? Cioè l'infrastruttura modifica il territorio e poi è da questa modificata attraverso le trasformazioni successive, perché viene magari dismessa, perché viene trasformata e così via. C'è una continua interazione. Lo stesso si può parlare delle reti ambientali, no? Cioè, io nel testo, forse oggi si è diciamo, in qualche modo evidenziato da alcune delle esperienze che ho mostrato, metto in evidenza come ormai da decenni diciamo, la pianificazione delle aree ambientali non è più svolta attraverso il modello dell'isola, no? Ma attraverso il modello dell'arcipelago, cioè dei filamenti. Ormai i corridoi ecologici, gli ecosistemi, sono, l'ha citato appena adesso Alessandro Mazzotta, sono, diciamo, dei sistemi di grande complessità che vanno visti nel loro insieme, non possono essere in qualche modo distinti da parti. Ecco. Per cui, diciamo, non c'è una rete che può essere più importante rispetto ad altra, è il caso specifico, il caso studio che si analizza, che
ci dice attraverso una serie di tecniche e di strumenti un po' alla volta qual è, diciamo, quali sono gli elementi prevalenti anche in funzione delle modalità di trasformazione che proponiamo. E quindi ci dà delle indicazioni, delle tracce, diciamo, delle possibili parziali risposte per poter poi attraverso gli scenari di trasformazioni evidenziare e definire alcuni aspetti che emergono con maggiore forza, con maggiore rilievo. Nel caso di Minese l'aspetto accessibilità è stato fondamentale, cioè il fatto che ci fosse stata questa rete di TRC di accesso al non molto lontano alle aree di balneazione e che potesse essere integrata da un sistema di mobilità dolce ci ha dato un'indicazione importante per dire su quello dobbiamo puntare, mentre mancava completamente o era molto, diciamo, ridotta all'osso quella che era una rete ambientale, perché a parte alcuni poveri oleandri sparsi lungo il lungomare, la pineta che aveva caratterizzato quei territori non c'era più. Quindi noi abbiamo ritenuto importante partire da questa, diciamo, storia del paesaggio per dire come possiamo riportare la pineta all'interno di questo territorio, all'interno di questo waterfront, e abbiamo lavorato con delle tecniche di riqualificazione paesaggistica che ci hanno condotto ad alcune possibili strade. Ecco, non so se ti ho risposto, però questo un po' è il caso studio che ci dà delle indicazioni. L'importante è che sia un processo di riconoscimento avviato, consapevole, che ci porti a delle scelte che siano chiaramente poi evidenziate, insomma. Grazie. Prego. Buongiorno, buongiorno professore, buongiorno a tutti. Ecco, diciamo, la seconda domanda vuole partire appunto su questo filone logico, è sempre dalla medesima pubblicazione che ha introdotto precedentemente il mio compagno. E appunto in questa pubblicazione viene detto che diventa fondamentale prendere in considerazione quindi un confronto critico e consapevole tra i diversi valori. Ecco, su questo, in base al tema generale della lecture e tenendo, diciamo, in considerazione un concetto aggiuntivo, quello di milieu, quindi di ambiente e di paesaggio, di preciso, quali sono i valori da tenere in considerazione, diciamo, da tenere maggiormente in considerazione, e successivamente quali sono che potrebbero essere scartati in un progetto di rigenerazione industriale? E soprattutto in questo caso, in maniera intrinseca, cosa si intende con la parola valore? Sì, anche questa non è una domanda da poco. Allora, diciamo che a livello di diciamo considerazione del manufatto architettonico, se vogliamo la parola valore, parto dall'ultima parte della tua domanda, è una parola che diciamo interseca molto le nostre discipline, le discipline del progetto di architettura. Pensiamo ad esempio al bene culturale, all'edificio, al complesso architettonico, storico, architettonico. A Louis Riegel, nel culto moderno dei monumenti, Riegel, ha scritto un testo fondamentale da questo punto di vista, che è ancora valido secondo me, che mette in evidenza, diciamo, la diversa gamma dei valori, il valore storico, il valore dell'antico, il valore di trasformazione, il valore d'uso, il valore di novità. Vi è proprio una categorizzazione, io dico ancora attuale perché diciamo, è un testo fondamentale del restauro architettonico, ma lo è anche per chi, qualsiasi architetto, interviene sull'esistente, perché in qualche modo mette in evidenza le relazioni tra i diversi valori, no? E questi non si traducono immediatamente in progetto, ma si traducono in quella, diciamo, consapevole, come dicevo prima al tuo collega, percorso diciamo di conoscenza che fa parte del progetto, cioè il progetto di conoscenza è diciamo l'anticamera del progetto, se vogliamo, è quello che ci consente di definire possibili diciamo strade, possibili modalità di intervento. Per quanto riguarda più nello specifico il patrimonio industriale, invece, ecco, io nel testo e anche in esperienze precedenti ho fatto riferimento al lavoro di geografi, di antropologi, di sociologi che hanno lavorato, soprattutto geografi dei beni culturali, che hanno lavorato sul tema del patrimonio industriale, non solamente sulla, diciamo, sull'entità fisica, che è quella che interessa a noi, no? Gli edifici industriali, le reti che li relazionano con il paesaggio, il paesaggio industriale stesso, ma soprattutto quelle relazioni che
il patrimonio industriale ha in qualche modo intrattenuto con le comunità locali, con quel processo identitario a cui facevo riferimento. Ecco, secondo me è un valore importante nel processo progettuale, come ho detto, si può intendere la parola identità, ad esempio, identità. Cioè la ricerca dell'identità è, mi sembra, uno degli snodi, dei punti chiave attraverso i quali si sviluppa il lavoro dell'architetto che intraprende un percorso sul tema del patrimonio esistente, della città, della sua trasformazione, della sua rigenerazione. Perché? Perché l'identità è un processo, continuo, non è fisso, non è qualcosa che noi ritroviamo una volta e rimane così a sé stante. Zygmunt Bauman, che era uno dei più grandi sociologi viventi, no? È morto qualche anno fa, diceva appunto che l'identità, citando anche altri autori, altri suoi colleghi sociologi, è un processo in continua evoluzione. L'identità anche di una comunità locale, anche di un luogo, è fatta proprio di una continua costruzione, un continuo processo di costruzione di questo senso, che in qualche modo fa riferimento alla storia di un territorio, ma fa riferimento anche alle modalità, alle possibilità di concepire uno sviluppo locale sostenibile, ad esempio. Allora, se si parla di, nel caso specifico, patrimonio industriale, o comunque paesaggio industriale, uno degli aspetti fondamentali, uno dei valori fondamentali è quello della ricerca dell'identità, della sua in qualche modo lettura attraverso gli scenari di trasformazione che il progetto mette in atto di queste aree, di questi luoghi. Però chiaramente non c'è una casistica immobile, ecco, voglio dire, c'è una continua evoluzione, una continua trasformazione di questi valori, ovviamente, che possono in qualche modo emergere in maniera più evidente e più forte, in certi casi come in altri, in maniera differente. Insomma, dal punto di vista del patrimonio industriale, credo che questo processo identitario sia uno degli aspetti fondamentali attraverso cui si costruisce proprio il progetto, insomma. E quindi il rapporto anche con gli abitanti, con le comunità locali, con quelle che sono le istanze presenti nell'area, leggibili nell'area, anche quando un'area dequalificata, dismessa, abbandonata. Non sono mai dei luoghi persi, hanno sempre delle memorie che raccontano. Con gli studenti del master, a volte ci è capitato, sul master del patrimonio industriale che ho citato, ci è capitato appunto di parlare con le persone che avevano lavorato in quelle fabbriche e abbiamo raccolto dei racconti fantastici. Sono diventati dei video stupefacenti, gli studenti sono divertiti un sacco a raccogliere queste cose e sono stati aspetti che sono ritornati nel progetto in maniera importante. Chiaro, chiaro. Spero di aver risposto, insomma. Sì, 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 molto, molto chiaro. Grazie mille. Prego, grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, io volevo collegarmi proprio a quest'ultima cosa che ha affrontato adesso, quindi il rapporto con la comunità locale. Ovviamente in un progetto di rigenerazione urbana, come può essere appunto quello del Parco del Mare, è inevitabile il confronto che poi si avrà con chi abita questo luogo, quindi con le comunità, eccetera. E appunto per questo motivo la domanda era ovviamente qual è l'importanza che ha la comunicazione con le comunità locali in un progetto del genere e in che modo, ad esempio, queste comunità possono entrare a far parte del progetto vero e proprio. Ad esempio, nel progetto di Rimini ho letto che i privati ovviamente sono intervenuti, comunque hanno deciso di investire anch'essi, quindi per riqualificare ad esempio il proprio hotel oppure il... Oppure, sì, appunto, è vero, tutto vero. Allora, io purtroppo non ho avuto, colpa mia, probabilmente non ho avuto il tempo di raccontarvi bene tutto il processo, che viene da molto prima del nostro intervento, nel senso che il piano strategico, parlo del caso riminese, che è uno dei più complessi da questo punto di vista, rapporto con la comunità. Il piano strategico è un piano che è stato messo in atto dal Comune di Rimini a partire, mi pare, dal 2012-2011, mettendo in campo proprio un gruppo di lavoro interno al comune con consulenti esterni, di cui fa parte anche un carissimo collega che si chiama Filippo Boschi, che è un professore di urbanistica che ha lavorato con noi all'Università di Ferrara, che è stato anche
uno dei docenti del mio laboratorio di sintesi che si occupava proprio di laurea proprio su questi temi della rigenerazione industriale, di area industriale. E loro hanno messo a punto, diciamo, tutto un processo di... potrebbe essere oggetto di una conferenza lunga 2 ore, per cui è molto interessante, tutto un processo di, diciamo, dialogo con... diciamo, i diversi soggetti portatori di interesse, che ha definito intanto una specie di prepiano di tutto il litorale, di tutto quel litorale di cui ci siamo occupati. Ha messo a punto tutta una serie di momenti di confronto di questo gruppo di lavoro, di urbanisti per intenderci, tutte persone che fanno piani praticamente, quindi un po' più alla scala più ampia rispetto alla nostra, con i diversi soggetti portatori di interesse, di cui i principali in questo caso, come potete immaginare, sono gli albergatori, ma poi ci sono gli operatori balneari, ci sono le associazioni delle diverse categorie, ci sono chiaramente tutti, diciamo, i comitati di quartiere, i diversi soggetti, le scuole, perché ci sono molte scuole che sono affacciate sul lungomare. Tutti quelli portatori di interesse sono stati oggetto di una serie di incontri, di presentazione, di partecipazione sulla definizione di questo piano. Dopodiché un fatto fondamentale tra le diverse fasi è stato quello di pubblicare una manifestazione di interesse in 2 fasi, mi sembra, in cui nella prima e poi con una seconda edizione è stato richiesto a questi soggetti, a tutti i soggetti interessati che avevano necessità di poterlo fare, di poter diciamo, presentare delle proprie proposte partendo però da quella che era la griglia che questo piano dava nel 2011-2012. Quindi, non so, c'erano alcune aree per poter collocare dei servizi balneari che erano sull'arenile. Perché il grosso problema, l'ha sollevato anche Alessandro alla fine della mia presentazione, è l'inquinamento visivo straordinario che queste aree balneari hanno. Cioè, tutta la parte dell'arenile, per motivi di concessioni demaniali, è sempre stata oggetto di una serie di interventi, tra virgolette, provvisori ma definitivi, no? Che nel tempo hanno creato questa, diciamo, coacervo di presenze assolutamente improbabili, dall'edificio in legno un po' così di carattere balneare a quello con le grandi insegne, eccetera. Sempre luoghi che però, proprio per la loro provvisorietà, non potevano neanche essere pensati per in maniera, diciamo, coerente in termini di sistema. Ecco, il piano allora aveva dato questa indicazione: portiamo il più possibile attività balneari, ad esempio la ristorazione, non sull'arenile, ma diciamo, sulla parte di lungomare, cioè facendo in modo che, dando degli incentivi, dei premi, gli operatori, quindi anche dei premi di cubatura, con la possibilità di realizzare delle volumetrie purché omogenee in più rispetto a quelle che avevano, portare alcuni servizi sulla passeggiata lungomare. E questo è stato un po' quello che, tra le altre cose, è stato fatto, e quindi in quella costruzione del programma di cui parlavo, noi abbiamo tenuto conto di quelle dichiarazioni di interesse che ogni soggetto, ad esempio gli operatori balneari come gli alberghi, avevano già indicato con una possibile localizzazione. Abbiamo in qualche modo poi contrattato attraverso il comune con loro una collocazione che fosse più aderente alle loro richieste, ma che permettesse comunque una configurazione, coerente di tutto il sistema. Ecco, per cui ci sono molti passi prima del progetto che abbiamo fatto. Il master plan ci è stato incaricato nel 2017, l'abbiamo sviluppato nel 2018-2019, 2020 con le ultime, diciamo, definizioni esecutive, tipo quelle pavimentazioni che hai visto, abbiamo progettato tutto il progetto dell'illuminazione, dell'illuminazione e della segnaletica, di tutto il parco a livello proprio di linee guida, però è stata preceduta da tutta questa fase di colloquio con i soggetti che rappresentavano a diverso titolo le comunità. In particolare il peso grosso, in questo caso, essendo un'infrastruttura turistica, se vogliamo, è tutta la parte legata agli albergatori e agli operatori balneari. Però il piano è stato pensato proprio in accordo col comune per lavorare, diciamo, 12 mesi all'anno, quindi pensare anche ai cittadini, quindi wellness è pensato per i turisti, ma anche per i cittadini d'inverno, per tutte le attività convegnistiche durante l'inverno, che comunque hanno dei buoni afflussi turistici nell'area, in particolare Rimini, anche durante i mesi invernali, insomma. Ecco, non so se ho risposto. Certo. No, assolutamente. Ci sono alcune fasi che ho provato a raccontare, però ce ne sarebbero altre. Anche noi abbiamo partecipato a alcune fasi di monitoraggio durante il nostro incarico, il nostro percorso, però molto lavoro era stato già fatto prima. E questo è un fatto molto importante. Ecco.
No, ma infatti caso vuole che io sia andato a Rimini quest'estate per 4-5 giorni, ho visto adesso un cantiere ancora, adesso ancora ho visto diciamo le fasi iniziali del cantiere, ho visto appunto proprio questa presenza prevalente di diversi soggetti, cioè è molto sì. importante lì. Sì, assolutamente. E quindi grazie per la risposta. Grazie. Buongiorno, la mia domanda invece rientra nel macro tema dei paesaggi fragili. Premettendo che ho già avuto una mezza risposta, diciamo, sia dal suo discorso di prima e dalla presentazione del parco di Rimini soprattutto. Io, essendo salentina, molto spesso mi sono trovata a frequentare dei luoghi marittimi che, secondo me, avevano un grande potenziale, ma che erano totalmente o parzialmente spopolati da un paio di anni a questa parte, un po' per l'abusivismo delle costruzioni, un po' per le decisioni prese dal comune, insomma. Quindi mi è sorto un quesito. Analizzando quelli che possono essere definiti paesaggi fragili, ci si trova appunto ad affrontare il tema della loro valorizzazione o rivalorizzazione. Partendo da questo presupposto, le chiedo: è possibile favorire la promozione di questi luoghi tramite quello che è il turismo di massa, quindi tramite magari la costruzione di luoghi atti ad ospitare questo fenomeno, senza però andare a deturpare le caratteristiche del territorio sul quale sorgeranno? E come si possono ricavare dei fondi in modo che, in modo da realizzare questi progetti? È un bel problema, è un problema non solo dei nostri territori, ma è un problema che si ritrova anche in grandi, diciamo, attrattori turistici. Adesso io ho parlato di Lavana non per così simpatie, ma perché proprio immergendoci in un problema che non conoscevamo, ci siamo resi conto delle interrelazioni fortissime che in quel caso, ad esempio, il turismo di massa ha con proprio la vita della gente. Lì prova a pensare. Poi torniamo sul caso italiano. Diciamo, la definizione del sito UNESCO, lo sviluppo straordinario dopo, diciamo, la chiusura del bloccheo, che era l'embargo americano, con Cuba, ha aperto le porte al turismo internazionale e ha creato dei processi di gentrificazione, per cui la Habana Vieja, che è questa mandorla che ho fatto vedere, questa parte di città, preservata, diciamo, che è una parte molto minoritaria rispetto all'insieme, che avrebbe, come il Vedado, diciamo, motivo di essere in qualche modo, sì, protetta, ecco, non conservata così com'è, ma protetta perché ha dei monumenti interessantissimi. Ecco, in quella parte lì la gente è stata proprio obbligata a spostarsi per poter restaurare il centro storico e non è tutta tornata lì dentro. Cioè, ci sono ancora enclave di povertà straordinaria, gente che proprio si barcamena di giorno per mangiare la sera, c'è proprio gente che va in giro per la sera. Ma in realtà quello che i turisti vanno a visitare, la parte, diciamo, riportata attraverso un restauro un po' così, non proprio ortodosso, diciamo, degli edifici, e visitata diciamo, dagli turisti europei e non solo, è una parte di città in cui poi gli abitanti originari niente, non tornano più e vanno a abitare da altre parti, no? Allora, questo fenomeno qui ha grandi, come dire, dimensioni in territori di questo tipo, in cui c'è un patrimonio straordinario in qualche modo da valorizzare. Nel nostro caso, nelle nostre, diciamo, città in qualche modo, io credo che, diciamo, il turismo di massa sia un modello ormai, ma non sono solo a dirlo, ormai superato da tempo. Cioè, bisogna andare verso un turismo più, come dire, più curioso e più sostenibile, un turismo, diciamo, che abbia la capacità di scoprire i territori inesplorati. Cioè, questo è, diciamo, ormai da 20 anni uno degli orizzonti su cui bisogna muoversi, anche per la riqualificazione di territori che apparentemente magari non mostrano queste ricchezze. Il nostro paesaggio, il nostro territorio è ricchissimo da questo punto di vista, ci può dare delle sorprese assolute, insomma. Anche aree interne, aree sottoutilizzate o marginali sono, come dire, aree di grande importanza. Ad esempio, l'esperienza che ho mostrato velocemente, adesso parlo del territorio che conosco meglio, ma questo del Lungo Po, no? Tutta la parte, diciamo, finale da Mantova fino al mare del parco, no? Dell'area del Po. In realtà non è solo il parco del Delta. Il Delta del Po è una realtà straordinaria, che è stata, diciamo,
definita parco 10 anni prima in Emilia Romagna e 10 anni dopo nel 2000 nell'area del Veneto, no? Però tutto il fiume è caratterizzato da una serie di presenze che lungo il fiume, centri storici che si affacciano, c'è tutto il, diciamo, il comparto della giostra, che è un comparto unico in Italia, uno dei primi in Europa, dove si producono anche da, diciamo, dalla fine dell'Ottocento proprio queste macchine, queste giostre, che ha una valenza assolutamente importante dal punto di vista della sua possibilità di essere visitato. Ecco, io credo, nella misura in cui si è capaci di individuare questo turismo, io non direi di nicchia, un turismo anche che può esprimersi per grandi, diciamo, dimensioni di pubblico. L'importante è far riferimento a un sistema di accessibilità che sia a misura di quei paesaggi, perché allora si parla di mobilità sostenibile, di relazione tra turismo e reti, perché è proprio questa relazione che richiede un approccio diverso. Il turismo di massa richiede grandi quantità di infrastrutture, alberghi, una densità importante che ha caratterizzato tutto, ad esempio, il paesaggio costiero della costiera riminese, nella costiera romagnola, se vediamo. Mentre invece c'è un turismo più, diciamo, di scoperta, se vogliamo, no? Un turismo, diciamo, che è attento a tante cose, dallo scavo archeologico al museo, magari l'agriturismo, la scoperta di una mobilità sostenibile in bicicletta, a piedi, che consente di fare dei percorsi anche magari di qualche ora, che può essere certamente valorizzato attraverso anche degli interventi legati a, diciamo, finanziamenti europei. Insomma, casi ce ne sono moltissimi. Ecco, tu hai chiesto anche un po' le risorse quali sono. Diciamo, la pianificazione europea, quella appena passata e la futura, quella passata ha investito tantissimo. In Italia forse i finanziamenti sono stati meno percepiti o in qualche modo raccolti, però c'è una grande potenzialità da questo punto di vista. C'è un turismo di scoperta capace, ecco, proprio di valorizzare il rapporto tra beni che sono sparsi nel territorio e reti anche di mobilità più sostenibile. Quindi snow mobility, tutto il progetto che ho fatto vedere a sinistra Po, quello dei 100 km di pista, è una parte di quella Ventò che adesso si sta sviluppando, ma ci si è arrivati 10 anni dopo. Noi siamo partiti nel 2006 facendo quel percorso, finanziato con fondi Porfesre, della comunità europea, veicolati dalla regione Veneto, e adesso si sta facendo la grande infrastruttura Venezia-Torino, che passa in parte, una parte di quel tracciato è quello lì. Però collega l'idea di Ventò cos'è? È quella di collegare grandi città della pianura padana attraverso un percorso sostenibile. Però allora bisogna creare la ricettività, l'intermodalità, perché uno si può muovere in bicicletta, ma non necessariamente parte con la bicicletta, parte con l'auto o col treno, quindi deve avere la possibilità di raggiungere la pista attraverso. Quindi questo solo per fare un esempio legato alla mobilità. E questo un po', quindi possibilità ce ne sono e come. Va bene, grazie mille. Modello. Grazie a te. Grazie. Salve professore, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Salve. Volevo fare riferimento al seminario condotto per la città di Biella, che vanta appunto una tradizione millenaria per il campo tessile e che con l'industrializzazione ha visto ovviamente il sorgere di fabbriche, di corpi di fabbrica lungo le sponde del fiume. Il seminario aveva l'obiettivo di identificare gli edifici, appunto quelli che erano rimasti abbandonati, e di... E per far sì che praticamente non fossero solamente dei corpi materiali risolti, ma che potessero tornare a dialogare con l'intorno, con i dovuti accorgimenti ovviamente riguardanti i percorsi, gli accessi rispetto ovviamente a quello che è il corso d'acqua. E come appunto è stato riportato dal seminario, le proposte hanno trovato un punto di incontro nella riapertura di questi corpi di fabbrica come manifesto di storia, ovviamente rispettando l'ambiente e le norme dovute. La domanda è: quando ci si accorge di doversi discostare da questa trama un po' romantica dell'essere ancorati alla storia del passato, ovvero quanto pesa la storia del passato su una decisione futura? E oltretutto la mia domanda era anche: quando ci si rende conto che conviene fare tabula rasa piuttosto che andare a recuperare quello che è esistente? Torniamo sulla questione dei valori che diciamo che proponeva prima il tuo collega, in maniera diversa, nel senso che la tua domanda è più diretta, diciamo. Ecco, quando una serie di aspetti che abbiamo in qualche modo, che si attraversano nel processo di conoscenza, danno indicazioni
che portano a considerare anche la possibilità di modificare, di trasformare alcune parti. Io diciamo non l'ho detto, ma vorrei dirlo nel tuo caso, proprio perché la tua domanda lo sollecita. Ecco, in questo testo che diciamo è nella bibliografia dei testi di riferimento con cui in qualche modo che ho citato durante questa presentazione, questo appunto sulle reti, sui paesaggi fragili, ho provato a mettere a confronto un testo di Corboz, che è quello che dicevo prima, Il territorio come palinsesto, e un testo del 79 di Dardi. Costantino Dardi era uno dei componenti del gruppo Architettura di Venezia, era un docente di progettazione architettonica che però si è occupato molto spesso di temi legati al patrimonio. Però lo faceva con uno sguardo che così a distanza di 40 anni, per questo è un testo del 79, poi lui è morto molto giovane, ma insegnava a Pescara, e ha scritto diversi testi appunto sul rapporto con il patrimonio, parlando delle piazze storiche, degli edifici che accolgono più usi, più funzioni. E in un testo del 79 ha appunto, che si chiama Spazio della macchina e paesaggio dell'industria, parla proprio di queste nuove figuratività. Cioè dice, non dobbiamo avere, adesso sintetizzo molto banalmente, ma il senso è un po' questo, non dobbiamo avere paura della trasformazione. Non dobbiamo avere paura di in qualche modo proporre nuovi segni, nuove figurazioni. Ma questa sovrascrittura deve essere veramente capace di leggere in maniera consapevole quello che noi in qualche modo trascriviamo attraverso la nostra conoscenza, attraverso i diversi strumenti di conoscenza che, come dicevo, possono essere interdisciplinari, multiscalari e così via, e devono saper dialogare con diversi saperi. Ora, nel caso biellese, noi abbiamo ritenuto che in alcune aree, forse velocemente, non solo ad emergere, fosse necessario avere degli attestamenti a parcheggio nell'area nord, ad esempio, dove c'è la confluenza dell'Europa del Cervo, che non erano possibili, per cui non era possibile ospitarli in edifici esistenti, quindi abbiamo creato delle infrastrutture di parcheggi, delle aree parcheggio, delle infrastrutture nuove. Negli altri punti invece, talmente, soprattutto nel campo, nel settore dove ci sono le fondazioni, Fondazione Sella, Fondazione Pistoletto, nella parte immediatamente nord dell'Isola Maddalena, vi sono talmente presenti densità di edifici rilevanti, importanti, che ritenevamo non fosse possibile pensare a una sostituzione. Abbiamo pensato ad esempio alla ipotesi, insieme agli studenti, di collocare un nuovo ponte pedonale che consentisse una fruizione dell'isola della Maddalena, che attualmente è tagliata solo da un ponte carrabile. E quindi i nostri interventi sono stati come degli agopuntura, cioè degli elementi molto puntuali e molto limitati in termini di entità di trasformazione dal punto di vista fisico, ma in realtà molto importanti dal punto di vista organizzativo, del sistema. E questo a volte può essere una strategia importante quando si interviene sull'esistente, che non significa non modificarlo, significa modificarlo molto radicalmente, purché questo sistema, anche legato all'accessibilità, cambi proprio i presupposti dell'uso di questi spazi. Il fatto stesso, ad esempio, di dire le fabbriche, parlo sempre di Biella perché tu sei partita da questo, le fabbriche non sono state trasformate, qual è il modo attraverso il quale, o la soglia al di là della quale si può pensare di demolire e ricostruire. Ecco, in quel caso noi abbiamo scelto di utilizzare le fabbriche per attività di tipo pubblico, privato, ad uso pubblico, come gli atelier, come i laboratori artigianali, che in qualche modo in quel momento, già nel 2003, erano in corso di trasformazioni secondo un certo tipo di obiettivo. La Fondazione Pistoletto, in quel caso, a quell'epoca era già da tempo un po' un hub di tutte queste attività. E quindi con gli studenti eravamo andati a visitare sia la Fondazione Pistoletto, abbiamo parlato con Michelangelo Pistoletto, che ci ha accolto all'interno della Fondazione, è stato gentilissimo, eccetera, ci ha fatto vedere diverse realtà che stavano portando avanti queste esperienze di ricolonizzazione delle vecchie fabbriche. Abbiamo detto, ma perché dobbiamo andare a trasformarle quando già così c'è una trasformazione radicale? Pensiamo piuttosto a un tema che è quello dello spazio pubblico. I cortili di queste fabbriche diventano le piazze di accesso al parco. Ecco, questo fatto di tramutare le corti industriali delle fabbriche in piazze di accesso al parco, in spazi pubblici attraversabili, attraverso nuovi percorsi pedonali, ponti, eccetera,
per noi già era una trasformazione molto rilevante, che voleva dare a questo sistema una diversa possibile configurazione, anche dal punto di vista architettonico. Ecco, quindi, per dire, la soglia è sempre legata allo strumento di conoscenza, che all'approfondimento conoscitivo che il progetto mette in campo. Il progetto, in qualche modo, illumina la scena dell'analisi, cioè ci dà, diciamo, come diceva un mio maestro, è un modo di, in qualche modo, scoprire quali sono i termini di conoscenza. Cioè il progetto orienta la conoscenza, il progetto dà delle prime indicazioni su cosa dobbiamo cercare, su che cosa dobbiamo approfondire il nostro sguardo, diciamo rendere acuto il nostro sguardo, e in quel caso lì poi anche attuare delle trasformazioni, delle modifiche che siano strategiche per l'area, il più possibile partecipate attraverso i diversi soggetti che vengono coinvolti nel progetto. Insomma, questo è un po' la strada, ecco. Grazie, esaustivo, grazie. Grazie ancora Alessandro per le risposte, e grazie anche agli studenti / studiosi che hanno approfondito, mi sembra, la letteratura in modo assolutamente proprio, con domande che hanno stimolato ulteriormente gli elementi di interesse. Ovviamente, come dire, i temi di discussione sarebbero tantissimi. A me ha colpito molto appunto questa coerenza, mi permetto di dire, tra attività, tua attività di ricerca e quindi didattica e anche professionale, perché effettivamente vedendo questa sequenza, il tema del Parco del Mare proprio si legge, si capisce forse ancora meglio, no? Con queste premesse che hai fatto sulle tue attività di ricerca e di didattica. Quindi, e come sai bene, anche tu non è così scontato avere questa coerenza, perché ovviamente poi la professione è fatta anche di... Esatto, quindi devo dire, questo penso anche per gli studenti, è sicuramente un tema e un valore da osservare, che non è, ripeto, assolutamente scontato, come anche tu confermavi. E due soli spunti, poi uno di carattere operativo per gli studenti. Adesso vorrei che anche rifletteste un po' su questa capacità di un docente ricercatore di avere dentro di sé la consapevolezza che, per esempio, il turismo, adesso prendo sempre il caso di Rimini, perché è quello che insomma abbiamo visto nelle sue varie fasi complesse, avere la consapevolezza che in effetti il turismo debba in qualche modo cambiare come paradigma, no? Però nello stesso tempo essere capace da progettista e comunque da docente che lavora sul tema della progettazione, anche a intervenire su luoghi che sono prettamente di massa, perché ovviamente noi potremmo in qualche modo diversificare sicuramente verso un turismo slow, però i grandi numeri e quindi i luoghi legati ai grandi numeri saranno comunque un'invariante con cui dovremmo in qualche modo fare i conti, la Liguria, la Versilia. E c'è, come vedete, molto margine per dare il nostro contributo. La qualità fisica dello spazio può far completamente, riaggiornare anche la percezione su questi ambienti. No? Chiunque di noi, poi vedrete che andando avanti lo recepirete sempre di più, quando frequenterete le spiagge da fra 10-15 anni, con la sensibilità magari incrementata, con base anche ai vostri approfondimenti successivi, vedrete che man mano vi accorgerete del disagio che si prova in certi ambienti poco curati, appunto legati a questo fenomeno dello sprawl, quello che citava Alessandro, di una crescita in qualche modo informale, però molto formalizzata e strutturale, no? Perché ovviamente sono luoghi dove il paesaggio in qualche modo è quello. Ecco, allora vi accorgerete della differenza poi con questi invece ambiti riqualificati. Ovviamente anche lo studente che è andato a Rimini avrà visto un cantiere, però si sarà accorto appunto anche in filigrana, no, di questa, come dire, di questo cambio di scenario, no? Quindi questo mi sembra un tema interessante. L'altro aspetto sul quale volevo ancora farvi riflettere è il tema dell'energia, non solo legato ai microimpianti. Oggi si parla molto di microgenerazione, giustamente di reti diffuse small, però avete visto che in questi casi di Alessandro l'approccio è giustamente, secondo me, anche le grandi piastre, no? Il settore degli idrocarburi, che anche in questo caso rimarranno per molti anni, temo, nonostante che io faccia parte, come sapete forse, dei docenti che si occupano un po' dei temi legati alla qualità ambientale, quindi certamente anche al micro, però il tema grosso è anche affrontare queste grandi piastre dei produttori energetici e di quello che ci lasceranno, perché è chiaro che avremo una transizione, speriamo, ma sarà una transizione molto lunga. Quindi dal punto di vista dello spazio e dei cicli, dei rifiuti e del low carbon, certamente queste esperienze di Alessandro sono molto molto interessanti.
E l'ultima cosa, un consiglio operativo, anche questo viene un po' dalla mia piccola esperienza, però io spesso nel recente ho attivato delle tesi che in qualche modo mettono in relazione correlatori anche di altre sedi, cioè avete un interesse verso, adesso lo dico banale, no? Verso un aspetto costiero, siete voi provenienti, no? Visto che la magistrale in qualche modo è un luogo di confluenza anche di studenti da diverse parti diciamo d'Italia e anche del mondo per certi versi. Ecco, provate anche a costruirvi, a proposito di reti, una rete di contatti e di possibili appoggi in forma di correlatori strutturati o comunque di persone che dialogano, perché certamente la vostra tesi si arricchisce. È chiaro che Alessandro, in questa esperienza, che peraltro avrà già tutto il suo impegno incombente di tesi, di laurea, però voglio dire, con questa esperienza del Parco del Mare si è costruito un bagaglio anche con l'interazione con studi che, come sapete, appunto, hanno anche loro un percorso di ricerca molto evidente alle spalle, che per i vostri percorsi sono assolutamente utili. Quindi, in qualche modo, avere ovviamente ci vuole, per motivi normativi e burocratici, un perno sui nostri corsi di laurea, però costruirvi, volendo, una rete, appunto, anche in ambito nazionale, perché la cosa si può fare, no? Quindi, pro i vostri, diciamo, la qualità dei vostri approfondimenti. Volevo anche chiedere, abbiamo già sforato, ma ne vale la pena, se c'è qualche altro studente, a parte gli studenti studiosi, se Alessandro ha ancora un attimo di tempo, che vuole in qualche modo... Sì, volentieri, se c'è qualche domanda. Esatto, anche vedo che comunque l'audience è rimasta assolutamente stabile, quindi sei meglio di un prime time televisivo, una linea perfetta, sempre alta. O se c'è qualche studente che vuole intervenire al di là appunto degli studenti studiosi, perché certamente i temi penso che siano, ripeto, in base alle scale, ai focus, assolutamente pertinenti a quello che state facendo negli atelier, nei corsi, nelle tesi. E gli stessi dottorandi, perché poi loro organizzano, si fanno un mazzo, sono creativi, ma poi, vabbè, chiaro che possono dialogare anche sicuramente in altre fasi e sedi, però certamente sono sempre benvenute altre domande, se ci sono. Noi probabilmente dovremmo lasciarli andare, visto che hanno tutti i corsi iniziati da una ventina di minuti. Certo. Però ci tenevamo a ringraziare, è stato interessantissimo. Bene. Sono io che vi ringrazio. Spero di poter venire a Torino appena apriranno un po' di più dall'anno prossimo. Ogni tanto, quando mi invitano, vengo sempre molto volentieri, perché ho passato 5 anni della mia vita bellissimi. I primi anni della mia attività di ricerca li ho svolti lì. Ho iniziato a Ferrara nel 92 come collaboratore didattico, poi ho fatto il dottorato a Genova, però i primi anni da ricercatore a Torino sono stati gli anni in cui ho incontrato dei grandi maestri. Roberto Gabetti e Maro Isola tra questi, ma insomma tanti altri. È una scuola veramente dove dovete essere fieri di poter studiare. Ecco, posso dire solo una cosa, avendo letto recentemente dei testi di Isola, sì. Una certa influenza c'è. Beh, certo, tutti i maestri, adesso io quando parlavo di maestri parlo, cioè, ognuno ha i propri maestri, Aimaro è certamente stato uno di quelli che mi ha insegnato tante cose. Tra l'altro a Chiosa fate molto bene a leggerli, non tanto per mania ovviamente così identitaria, ma perché io lo dico da seconda generazione che ha avuto la fortuna di frequentare i maestri, perché come sapete prima ci sono stati quelli che attualmente sono appunto dai 50 in poi. Come sapete, quel messaggio era attualissimo, pensate per esempio al tema della relazione con l'ambiente, il paesaggio, quindi attualissimo rispetto anche all'oggi, e oggi non è scontato che sia così paradossalmente frequentato. Quindi sicuramente rileggere quei testi e riacquisire, chiaramente attualizzandola, quella lezione, è un processo secondo me molto virtuoso. Bene. Grazie con questa pippone finale, però grazie davvero Alessandro anche per l'energia e gli stimoli. Ovviamente io rimango a disposizione per fare da filtro direttamente appunto al gruppo dei dottorandi. Grazie a tutto il corpo studentesco, come si dice, perché abbiamo linee guida sul gergo ovviamente, e ai dottorandi, ripeto, e a tutti se ci sono dei colleghi collegati. Grazie davvero. Grazie a voi, arrivederci. Un piacere, a presto.